Buonasera Massimo, ma prima di ascoltare Troise, che intanto saluto e che ringrazio e faccio i complimenti per la partita, ti comunico che il tecnico Bucaro non verrà a parlare qui in postazione da noi, non parlerà, faccio una mia considerazione, potrebbe esserci aria di dimissioni, però prendila Massimo, prendetela come al momento una mia considerazione, perché non venire a parlare nel post partita ha un significato comunque importante. Lo approfondiremo tra poco, ma prima l'analisi con Troise. Di nuovo buonasera, vittoria netta, larga, meritata, dilagante in un secondo tempo contro un Pescara che è scomparso. Buonasera, sì, abbiamo fatto una partita importante anche nella costanza di quelle che sono stati i periodi. È chiaro che pronti via vanno segnalate anche delle situazioni importanti del Pescara, ma in organico a giocatori che ti mettono veramente in difficoltà nell'ultimo quarto, però siamo stati bravi a sbloccarla, siamo stati secondo me altrettanto bravi a trovare il secondo gol. Poi dal mancato 3-0 è arrivato questo rigore che ha riaperto un po' la partita, perché contro queste squadre un gol di scarto non è mai abbastanza, e il terzo gol pronti via al secondo tempo forse ha spianato un po' la strada in termini anche mentali di due squadre che chiaramente stanno passando un periodo particolare, e col 3-1 la mia squadra, ecco, è riuscita poi a trovare anche il quarto e il quinto gol, quindi sono contento e soddisfatto soprattutto per questa squadra, per questi ragazzi, perché venivamo da un periodo dove abbiamo speso tanto, dove abbiamo lasciato forse qualche punto di troppo, e oggi ci siamo ritrovati sia nel risultato sia nella prestazione. E ha fatto l'analisi completa, non c'è altro da aggiungere se non magari con il sorriso dire che guardando la partita il Rimini non sembrava in difficoltà. Lo dicevano solo i risultati, che se non erano 4 sconfitte da cui arrivava il Rimini a questa partita, adesso mi corregga se erano 4-5, ma comunque erano tante. Sia sincero, lei ha visto la partita con la Carrarese, pronti via, l'inserimento alle spalle del terzo della difesa, gol del vantaggio con Della Latta schierato trequartista, lei la Carra l'ha fatto giocare da trequartista, il gol è stato fotocopia. Sì, dai. Vediamo le altre partite, ma questa settimana, proprio in virtù di quello che sosteneva lei, venendo da 2 settimane con 5 partite, di cui 4 sconfitte e l'eliminazione di Coppa Italia, ci siamo concentrati soprattutto su di noi, anche perché onestamente non sapevamo se fossero venuti con 4-3-3 o 3-4-3, e quindi ci siamo concentrati soprattutto su quelle che doveva essere la nostra partita in termini difensivi e offensivi, sui principi da ricercare comunque al di là di quello che è l'assetto dell'avversario. In base alle caratteristiche dei miei giocatori cerco di metterli nelle condizioni di sfruttare, ecco, il Del Carro molto bravo negli inserimenti piuttosto delle profondità dei Malagrida di Lamesta, e quindi ha pagato soprattutto quello, al di là, ribadisco, di quello che è stato l'assetto del Pescara. Io Massimo ti restituisco la linea, se hai delle domande mi dici, che darò l'auricolare al tecnico del Rimini, o possiamo salutarlo, dimmi tu. No vabbè, l'avevamo studiata così ieri nella presentazione, avevo messo anche proprio Del Carro perché insomma ha doti di inserimento, ha struttura, e quindi poteva creare, come è successo, difficoltà al Pescara. Tra l'altro è stato tra i migliori insieme con Lamesta, tutto qui.